Una nuova legge per la tutela dei diritti dei consumatori che aggiorna il quadro normativo e potenzia i servizi di assistenza a sportello per i cittadini che non hanno dimestichezza con internet ed app, promuove l'informazione e l'educazione ed è coerente con le direttive comunitarie europee. Il provvedimento è stato illustrato dal vicepresidente della Regione e assessore al commercio Mirko Carloni, insieme a Francesco Varagona, presidente di Adiconsum Marche, e ad Alessia Ciaffi, coordinatrice regionale ad hoc Marche, durante una conferenza stampa. È una legge che diventa patrimonio comune della Regione, dei cittadini all'unanimità, e quindi questo denota anche uno spirito collettivo del Consiglio che rappresenta la comunità regionale. Io credo che, finita la fase pandemica dal punto di vista sanitario, che ovviamente non va sottovalutata per i suoi rischi ancora molto presenti, però c'è già un fenomeno negativo che noi dobbiamo anticipare e combattere, che è il divario sociale che si è creato tra le persone che si sono viste complicare tantissime funzioni, tantissimi accessi ai diritti, tantissimi accessi a informazioni che sono diventate sempre più digitali, però questo vuol dire che tante persone che non hanno lo smartphone o che non hanno alfabetizzazione digitale rischiano di essere persone escluse da servizi anche fondamentali, ma soprattutto dai diritti al trasporto, alla possibilità di viaggiare, alle informazioni sanitarie. Pensiamo a quante persone oggi vanno nei comuni, non trovano più persone fisicamente, vanno in regione, non trovano persone che li ascoltano, perché noi abbiamo organizzato in modo che non ci siano più i contatti. Questo fatto di evitare i contatti ovviamente ha digitalizzato tantissimi passaggi, però ha un'altra faccia della medaglia, che è quella del divario sociale e anche dell'allontanamento di tante persone dalle fasce più fragili, oppure tra coloro che hanno per scelta voluto rimanere fuori dalla digitalizzazione, a diritti fondamentali. Per le fake news è fondamentale avere un approccio severo e serio all'informazione, e questo si può fare soltanto se si attingono informazioni da giornali seri, da giornalisti professionisti, e purtroppo non passi l'idea che i social sono un organo di informazione. I social network sono un organo di confronto sociale, di socializzazione, di comunione, per stare insieme, per confrontarsi, per condividere immagini, pensieri, ma certamente il fatto che i cittadini si informino attraverso dei post di persone che scrivono su Facebook non può essere considerata informazione. Io ritengo che in questo caso è il lavoro della stampa a diventare molto importante, e va secondo me anche rivisto il ruolo dei giornalisti, che non sono semplicemente dei lavoratori dell'informazione, ma hanno anche una funzione sociale di dare informazioni, ma soprattutto di accertarsi prima di dare un'informazione.